Ok, come dico sempre io. Eh sì, come vedete, nonostante il caldo, sono ancora qui in versione super barbata, super sudata, ma questa volta ci sta pure bene perché ve lo dico tra poco, ma intanto, questa volta chi se n'è andato e chissà dove se n'è andato. Non è la sigla, come di solito succede, ma è l'agosto, perché ormai, quando vedrete questo video, l'agosto se n'è andato e quindi pian pianino, non so se ci sarà ancora il caldo, ma ci stiamo avvicinando al settembre, a temperature un po' più miti. Ma l'agosto se n'è andato, la sigla tra poco arriva e poi se ne andrà. Ma soprattutto sono tornato io, ma tra poco me ne andrò, quindi un po' un casino, ma è tornato soprattutto l'alfabeto e dite la verità, vi era mancato un pochettino? A voi che di solito siete abituati a gente che dà i numeri, avere a che fare con questo qui che invece dà le lettere, vi è mancato? Spero di sì, perché oh, io comunque ci sono, l'alfabeto c'è e se c'è l'alfabeto c'è anche l'ospite. Chi è l'ospite? Tra poco lo saprete, ma prima mando ovviamente la sigla. E dopo la sigla, ecco che è con mio grande piacere. Ah, ho pensato, sai che c'è? È giunto il momento di conoscere altri che hanno canali, che fanno contenuti. E mi sono accorto che una persona mi era sfuggita, nonostante io seguo i suoi video. E quindi è con grande piacere che stasera è qui con me. Ciao, Ciao, Simone. Allora, grazie di aver accolto questo invito. grazie a te di avermi invitato. Come stai? Bene, 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 abbastanza bene, bene. Un po' caldo, però per il resto sta bene. Va bene. D'altronde ormai ci siamo fatti il callo, come si dice. Poi dalle parti tue, che magari lo svelerai tra poco, quando ci farai una breve presentazione, è un bellissimo caldo che io adoro, quei posti lì io li amo con tutto me stesso. Quindi, detto questo, ti ringrazio di essere venuto, come tanti altri, alla cieca, ma c'è un grande amore che comunque ci unisce, anche se non ci conosciamo. E quindi per quei pochi che non ti conoscessero, se ti va di fare una tua presentazione. Allora, io sono uno che fruisce YouTube da moltissimi anni, cioè da quando YouTube era una roba in cui la maggior parte delle volte c'erano i fenomeni del baraccone. Ah, Ma ok. è che ho sempre pensato, ma secondo me si potrebbe fare di più, si potrebbe far meglio. E io, avendo una grande passione per i fumetti, avendo avuto una fumetteria, per anni ho detto, cazzo, mi ci metto io a fare video. Lo faccio io. Ci ho provato. All'inizio non è stato, cioè, diciamo che la curva d'apprendimento di YouTube all'inizio è abbastanza ripida. Soprattutto una decina di anni fa, ma tu lo saprai perché vabbè, facendolo adesso ti rendi Io conto che non è sono un appunto, novellino, ascolto però tutto ti rendi conto che volentieri. è complesso. E ho provato, ho fatto robe, abbiamo parlato di fumetti con scarsi successi, però boh, l'abbiamo fatto fino a che non è arrivato il Covid. A quel Eccala, punto, che salutiamo e ringraziamo. ringraziamo che ha dato un grandissimo vantaggio, ci stavamo rompendo tutti quanti, si può dire i coglioni, sì. No, Sì, ah, ma da me si può dire tutto, guarda. ci stavamo rompendo tutti quanti i coglioni, perché ho detto, ok, ci riprovo, stavolta lo faccio con più intenzione, in maniera un po' più scientifica, ragionando su quello che voglio fare, magari facendo proprio un canale
per fare un progetto che poi si trasforma in qualcosa di più che una semplice passione, punto e basta. E mi sono messo lì a tavolino, ho visto quello che era la nicchia, come insegnano i guru, che poteva funzionare, che era libera, che era quella delle serie TV. In realtà io sono un grandissimo fruitore di serie da quando ero piccolo. Ecco. Ho detto, ok, possiamo raccontare il dietro le quinte. Non lo fa nessuno, possiamo raccontare il dietro le quinte delle serie TV. Ottimo. Ho fatto i miei primi video, i miei primi video hanno fatto tipo 30-40 visualizzazioni in un mese. Sappiamo. Proprio. E ho detto, ah, si può fare, lo facciamo, e poi da lì in poi... Questo è il quarto anno che faccio video, quindi ormai bello. Ingegnerizzato, quindi riesco a farne una settimana. Bello. Mentre senza troppi sbatti, tutto qui. E infatti è proprio quello che dicevo, che è un po' la grande passione che ci unisce. Io devo dire la verità, allora, seguo i tuoi video, dico sinceramente non li seguo sempre, perché è normale che non sempre, però... è bello proprio riscoprire alcune cose che magari non ti ricordavi più di una serie, o qualcosa che l'avevi solo sentito ma non sapevi se era vero. E diciamolo, nei nostri anni, quelli erano gli anni delle serie, con tutto il rispetto per oggi. Cioè, era un altro modo di fare televisione, era un altro modo di entrare in quei programmi, di rapportarsi con quelle realtà. Quindi non è solo nostalgia da boomer, come direbbero oggi i giovani, ma è proprio qualitativamente indubbia la cosa. Oggi sì, ci sono tanti prodotti, io seguo ancora tantissime serie, ma il feeling, come si suol dire, era un'altra cosa. Ma di questo magari parliamo un'altra volta. Okay, tu oggi sei qui perché? Perché ti volevo conoscere meglio. E io, allora, ho pensato tempo fa a questo modo che ormai tutti conoscono dell'alfabeto di... Allora, l'alfabeto ha 26 lettere, dietro ogni lettera c'è una domanda, queste domande possono essere serie, profonde, un po' personali, ma come dico sempre io, col massimo rispetto, in punta di piedi, e è una chiacchierata, non è un'intervista, è una cosa molto frufru, tra di noi, come se fossimo al bar. Ci sono solo due regole, la prima dipenderà da me, mi dirai alla fine se ci sono riuscito, ovvero cercate di sentirvi proprio a casa vostra, se qualsiasi cosa qui è concessa, qualsiasi pensiero, qualsiasi cosa si voglia fare, ma mi dirai poi se ci sono riuscito. E la seconda, l'obbligo della risposta. Io dico sempre, se è possibile, sinceramente, ma tanto chi cacchio lo saprà mai. Detto questo, tu mi scegli di volta in volta, quando sei pronto iniziamo, le lettere, quando poi casomai hai bisogno di un recap, perché sai, ci si perde, me lo dice e ti dico cosa manca. Quando andiamo. Vuoi, possiamo andiamo, partire. Andiamo pure. Da dove? Dalla B. Bisognerebbe temere di più il potere dei media, il potere del denaro, il potere politico o il potere di una moglie incazzata? Allora, di primo acchito ti risponderei il potere di una moglie incazzata. Dunque, è sposato, lo sa, è una verità che... Vedo che cominciamo già in maniera profonda, mi piace. Esatto, no. Ma ti rispondo in maniera seria, è il potere dei soldi. I soldi vanno a cascata, controllano il resto, perché se tu hai i soldi, ti acquisti media, se ti acquisti media, ti acquisti la politica, se acquisti la politica, ti acquisti tutto il potere. I soldi compri tutto, dici te. Esatto, non è va tutto quanto uno dietro l'altro, quindi va benissimo. Va bene. Ma ricordiamo sempre una cosa, volevo dire che anche Goku, che era Goku, quando si incazzava la moglie, doveva stare comunque tutto. Quindi il potere assoluto è quello. Ti credo sulla parola, perché io è un mondo che non ho mai seguito, Dragon Ball. Quindi vai, la prossima, dove vogliamo andare? Allora, la Z, visto che abbiamo iniziato con l'inizio, poi facciamo la fine. Ah, mi piace. Zapping selvaggio, il migliore dei passatempi oppure altri hobby? E se sì, quali? Allora, io non sono un grande amante dello zapping, nel senso che io sono uno che va a programma prima. Purtroppo, avendo una vita un po' complicata, perché mi devo gestire tra un lavoro
più tradizionale, il canale YouTube, varie passioni, gli amici, il fatto che ogni tanto qualche dolce me ne devo fare, il tempo che rimane nella vita è molto, molto limitato. Quindi il mettermi lì e decidere al momento cosa guardare, diciamo che mi fa perdere un sacco di tempo, cioè quella sindrome classica che fai su Netflix, scorri, dici ma che cazzo non lo so stasera, mi vedo. Ma io vado molto okay. dritto. Perciò okay. le mie cose da vedere, le mie cose da recuperare sono molto, in queste cose sono molto molto preciso e quasi autistico. Ok, e quindi altri hobby invece? Allora, io l'hobby più grande della mia vita sono i fumetti, la mia più grande passione. Io ho imparato a leggere con i fumetti a 5 anni, grazie ai fumetti. Questo. Non ho mai mollato i fumetti per tutte. Ma sai che io non l'avevo capito, non la sapevo questa cosa, perché cioè, chi ti conosce solo per il... Sì, ogni tanto c'è qualche accenno, faccio qualche video. Bello, bello, ma continui a leggere, collezioni anche? Allora, io sono un pessimo collezionista, nel senso che io i fumetti, i libri, io leggo moltissimo anche i libri, io li leggo, li uso. Ok. Li stropiccio, li leggo, li appoggio, okay. Li coso. Non sono uno che li mette lì, lì in cielo, fanali. Però ce li hai. Cioè... No, io ho 2 garage pieni di roba, letteralmente. Ah, ok, quindi, ma io non intendevo, nel senso, compri mensilmente determinate serie? No, adesso sono molto... Allora, dopo anni di acquisti bulimici, fai conto che nei primi anni, cioè negli anni 90, negli anni 2000... Io prima di aprire la fumetteria, perché poi ho avuto per 15 anni una fumetteria, io compravo qualsiasi cosa uscisse in edicola. Ok. Fumetti. Letteralmente, non è che ero proprio, cioè, no, questo pulino, come era anche tempi in cui avevo un po' di impicci nella vita, quindi sai com'è, quando tu hai degli impicci, poi tendi a salvarti buttandoti nelle tue passioni più feroci. Mm-hmm. E quindi no, i fumetti sono la mia passione in assoluto, ancora oggi sono il media che riesce a darmi più emozioni in totale insieme alle serie TV. Bello, bello. No, allora, faccio un piccolo cappello per questo, perché io sin da, allora, il mio primo ricordo di quando ero bambino, avuto penso 3 anni, sai, quando cerca il primo ricordo, io ho il ricordo che stavo in piedi sopra il tavolo della sala da pranzo, della sala quella buona, non da pranzo, buona, che era un tavolo rotondo, mi ricordo ancora, era un tavolo rotondo, io stavo in piedi sopra quel tavolino e piangevo perché era finito Betty Boop, il cartone animato. Penso. Mia madre mi spiegava che il giorno dopo non avrebbero dato un'altra puntata, quindi io non mi dovevo preoccupare. E no, io lo volevo lì, adesso. No, subito. Dai, vai, bambino, classico. Giusto. Abbia creato in me una sorta di trauma, cui io odio le cose che finiscono. Cioè, letteralmente io soffro fisicamente, soprattutto se una cosa è molto bella. Quando finisce? Quando finisce io soffro. Oddio. Poi, i libri li amo, ma... Okay. Quando mi accorgo che mancano 20 pagine alla fine, per me diventa un casino. Poi rallento. Ma pensa. Sì, no, veramente, cioè, io credo che sia patologico. Scusa, ma allora stavo pensando a livello non fumettistico, perché è più difficile, ma a livello di serie che ultimamente va di moda, che finiscono col twist finale e poi non c'è più la stagione successiva. No, che fai? Massa. Però succede tantissime, tantissime volte. Mindhunter. Ah no, non l'ho visto, ma ho presente, sì. Bellissima serie sui serial killer, dove racconta proprio l'inizio dei veri primi agenti dell'FBI che iniziano a creare i primi gruppi. Serie di livello altissimo, fatto la seconda stagione, morta lì. Col twist finale. Se qualcuno mi veniva a casa, mi picchiava, mi faceva meno male. mi sorge spontaneo chiederti, ovviamente... In 40 erotti anni, immagino, più o meno di lettura, sì, sarà difficile. Però quali sono stati quelli più importanti fumetti? Allora, guarda, te lo dico subito, cioè, non so se riesci a vedere, c'è un tatuaggio di V di Vuorto in Vetta.
non si vede perché magari... vabbè, dimmi cos'è, ti credo. La V di Vufor Vendetta. Ah, guarda, ok. È quello che ti ha segnato di più. Uno di quelli che... Allora, fondamentalmente è stato il fumetto che a un certo punto mi ha fatto dire cazzo, si può parlare di qualcosa che è oltre quello che io posso capire. Cioè, voglio capire di più di questa cosa. Ma Vendetta, l'hai letto, immagino, è una lezione sull'anarchia. Sì. Dove tu ti metti lì e lui ti insegna, e Alan Moore si va e non è uno qualunque, diciamo, non è proprio l'ultimo arrivato. Questa è stata una delle... questo Watchmen, cioè... sì, allora Watchmen è più cerebrale. Watchmen è perfetto, se vogliamo parlare di fumetti. Watchmen è perfetto perché non credo abbia un difetto di sceneggiatore neanche a cercarlo col lanternino, perché ogni piccola vignetta è pensata, esattamente come deve essere, ma è leggermente più freddo, nel senso è vuole anche essere un po' distaccato, se vogliamo, no? Non vorrei metterci a parlare di critica fumettistica, però Watchmen a mio avviso è più la consapevolezza di un autore che già aveva le capacità di esprimersi al pieno delle sue capacità, per cui lui decide di usare tutte le sue skill per fare qualcosa che è enorme. Vufor Vendetta è lui che già aveva molte capacità, ma non aveva ancora acquisito la completezza, che fa una cosa che è molto più emozionale, molto più grezza, ma estremamente più efficace, perché è più, ti posso dire, più verace, è meno mediata dalla tecnica, è meno mediata dalla capacità di saper dire ok, io so fare. Cioè arriva molto più dritto al punto. Sì, ma invece italiano, scusami, perché io sono un po' nazionalista. L'italiano io ho amato, ma totalmente, Ken Parker. È grande, sì. Ken Parker per me è una delle cose più belle mai scritte in italiano di sempre. Sì, sono d'accordo. Se vogliamo parlare di autori popolari. Sono d'accordo, sì. Parker è Berardi e Milazzo. Guarda, te lo dico, io ho uno dei rari disegni di Berardi, non di Milazzo, che è il disegno di Berardi. Ok. Cazzo, perché io negli anni 90, io frequento Luca da quando non si pagava. Ah, ecco, quando, ok. Ero un vecchio, proprio un vecchio. Quindi. E io rompevo, loro avevano, all'epoca avevano mollato la Bonelli, era il periodo in cui avevano mollato la Bonelli, avevano fatto la Ken Parker, credo, edizione. L'aveva fatto Serio Oro. E no, non era loro, era la loro casa editrice, credo. Ah, ok. E ogni anno stavano a Lucca con lo stendino loro, no? E io ogni anno gli rompevo le scatole perché ero un fan di quelli totali. E tipo al terzo anno che mi presentavo là, facendomi autografare, facendo fare il disegnino da Milazzo, Berardi dicevo, ma sempre qua, guarda. e me lo fa lui, io ho uno dei volumi. Bello. Su Ada, mi ricordo ancora, cioè, quello papà, cioè, era quello della serie. Ah, sì. E lui, che cazzo di segno. Bello. Guarda, secondo me, non penso di dire nulla di nuovo, un'altra serie che, forse una delle poche serie che è allo stesso livello per contenuti, per qualità, è stata La Storia del West. Vero, molto bella. E Parker e La Storia del West sono capolavori assoluti. Vero, concordo. Poi andiamo avanti, poi mi verrebbe giusto da mettere lì accanto, e purtroppo non li ho letti tutti, Il ciclo di un uomo, un'avventura, altro capolavoro. Allora, il 90% sono ottimi, 2-3 sono magari esperimenti meno riusciti, però è sempre interessante perché sono comunque autori di altissimissimo livello che si mettono lì e si mettono in gioco facendo una cosa che di solito non facevano, esatto. Perlomeno riportando a loro qualcosa che non era loro. Quindi già, secondo me dovrebbero essere dei classici ristampati costantemente. Vedo che ci troviamo d'accordo, mi piace questa cosa. Dovremmo fare una puntata che parliamo di fumetti, una che parliamo di televisione.
Ma se tratti di parlare di fumetti, io so. Magari vengo sul tuo canale per parlare di. Quando di, vuoi, di serie. Quando vuoi. Sì, sì, quando vuoi. Allora, sceglimi la lettera, dai. Allora, C. Siamo fatti in quattro, diceva la vecchia pubblicità, okay. Facendo i boomer. Allora, col senno di poi, che cosa non rifaresti? Allora, quante ore hai? Allora, quando arrivi a una certa età, poi ti accorgi che le sconfitte, tra virgolette, sono più delle vittorie, a meno che non hai avuto una botta di culo nella vita clamorosa. Detto questo, però, io mi sono sempre posto questa domanda e mi sono detto, vabbè, ma io il Simone di adesso non sarebbe lo stesso Simone. Scusami, esatto. Un po' di ritorno. No, io ti sento benissimo. E non sarei lo stesso Simone di adesso se non fossero tutte quelli pali che ho preso nella vita. Esatto. Quindi perché mai evitarseli? Alla fine, come diceva sempre Alan Moore, tu hai letto, immagino, Prometea? No, mi sa che questa non l'ho letta, no. Prometea è un fumetto bellissimo su una sorta di, tra virgolette, Wonder Woman. Ah, sì, ok. In cui a un certo punto, tipo, tu immaginate che ci sta una sorta di icona in cui si incarnano di volta in volta una ragazzina del presente. Ah, forse l'ho letto invece, però non mi ricordo bene. Ok, sì. C'è un certo punto, un viaggio in cui le vecchie Promete insegnano la nuova Prometea. Ok, ok. Le regole e la portano in paradiso. Mm. Okay? E lei, appena entra in paradiso, le cose che fa, dice, ma io comunque qua percepisco il dolore, vedo che c'è della tristezza, vedo che c'è della sofferenza. E la vecchia Prometea dice, tesoro, qui siamo in paradiso, mica siamo in Disney. Se non ci fosse la sofferenza, tu non sapresti mai che cos'è l'estasi. Ah, beh, effettivamente. E quindi io dico che i pali in faccia servono a farti capire le poche cose buone che nella vita ci vengono regalate. Effettivamente, sì. Cioè, alla fine è un po' come lo dicono tanti, ma in realtà è vero. Ci definiscono, tra virgolette, no? Gli errori che facciamo. È filosofia spicciola, ma penso che sia funzionale. È un po' come i paletti dello slalom, no? Esatto, se non ci fossero, non sarebbe più slalom, quindi... Esatto. Allora, bene, quindi rifacciamo tutto, ma sì, dai. Ma tanto. Anzi, ricominciamo, però... No, senza invecchiare, direi. E direi che sì, magari un minimo si di potrebbe fare, no? si potrebbe fare. Sì, magari un minimo di consapevolezza in più, magari quella non guasta mai. No. Dai, allora, dove andiamo? Lettera Q. Era arrivato un suono che sembrava la Q, ma non ero sicuro. Ok. Quando non parli del tubo catodico e sei fermo, no, e sei fuori dalle inquadrature, di cosa ti occupi? Allora, io mi occupo di un sacco di roba. Io nella vita non ho un, tra virgolette, ti dico, non ho un lavoro, ho i lavori. Ah, beh, da una parte io mi occupo, io sono un autore di giochi. Sono un autore di giochi di ruolo. Ma dai! Sì, sì. Un'altra cosa che ci unisce, io non sono un autore di giochi di ruolo, ma appassionato di war games, quindi... Project Hope, Brassage, sono due dei titoli che avevano fatto un po' più, però ho collaborato... Ridimmi un po' i nomi? Project Hope, Brassage... Ah, ok. E poi se sei un appassionato di war games, sicuramente conoscerai Alessio Gisbani, che è mio socio della vecchia casa editrice. Scultore e pittore di miniature. No, ma sai perché? Wolfbane. Ma io purtroppo non conosco, perché mi sono accorto quando ho iniziato questo progetto del canale che le community di questo nostro hobby sono più chiuse delle case chiuse. È vero. Ho avuto già l'immenso onore, magari se ti farà piacere andare a recuperare la puntata, di avere una bellissima chiacchierata con Paolo Parente. Paolo Parente, come no? Conosco Paolo Parente, grandissimo disegnatore, grandissimo autore di Dust. All'epoca. Esatto. E già là mi sono sentito in paradiso perché avere uno così. Okay. E quindi, raccontami.
Allora, io principalmente ho creato giochi, creo, adesso ho rallentato un po' questa parte dell'attività, su giochi di ruolo. Beh, ok. Di ruolo, cioè, abbiamo avuto per 10 anni una casa editrice, è stato un bellissimo percorso, una bellissima cavalcata, e adesso ho lavorato per altre case editrici, ogni anno produco qualcosa. Ah. Il diritto mi ritorna ancora indietro, quindi un po' questo è il mio... Ripeto, una parte del mio lavoro. Ma guarda te, io lo sapevo, è bellissimo scoprire queste cose, le stesse passioni, cioè, proprio. Cioè, YouTube ovviamente con il canale che un certo progetto lo porta. Ma quindi sei quello che si dice un po' un freelance? Sì, nel senso che, allora, io per anni mi sono identificato con il fatto che c'avevo una fumetteria. Io ero il fumettaio. Ma a Civitanova? A Civitanova? A Porto San Giorgio, vicino a Civitanova. Ah, sì, beh, ok. E quando poi l'ho chiusa la fumetteria, perché ovviamente sono un pessimo commerciante, un grande appassionato di fumetti, ma pessimo commerciante. Ok. E un attimo, ho perso un po' l'identità, dico, che cazzo sono io adesso? Poi ho scoperto che non identificarsi con un lavoro è, tra virgolette, una sciocchezza. E quindi ho iniziato a fare tante robe e ognuna ha un pezzettino che mi porta qualcosa. Alla fine, a fine mese, comunque il computo è sufficiente per vivere una vita abbastanza decente. Ok. Non ho grandi pretese, non sono un tipo che ha bisogno di roba, di tanta roba. E questo è, io a livello di lavoro faccio tante cose. Lavoro per una ditta di servizi, faccio le consulenze, faccio i giochi, faccio YouTube, faccio tanta roba. Bello, ok. Quando non parlo di roba di lavoro faccio le birre. Sono un grande appassionato di birre artigianali, homebrewer. Dai! Sì, grande appassionato, le faccio in casa, quindi faccio piccole produzioni. Ma dai! Questo è il birrificio, uno che conosce. Chi conosce le birre sa di cosa parlo, e quella è una delle mie ottime passioni, di quelle proprio. Cioè, io quando ho visto la maglietta pensavo solo esclusivamente al film, non avevo mai pensato al birrificio. No, questa è una birra di un birrificio, chiamiamo Keller, che è un birrificio che mi ha praticamente, mi sta a meno di 20 km da casa. Okay. Che è molto famoso soprattutto nelle parti del Lazio, di Roma. Perché fa birra ottima, ha vinto una marea di premi, e la Torianzo è una birra che il proprietario, si chiama Marco, che è un matto proprio di quelli scocciati, sai, quelli geni matti. Okay. Gli ha dato questo nome perché quando lui l'ha creata la prima volta, l'ha fatta provare, tutti quanti si erano ubriacati dopo il secondo bicchieretto, che è come a Torianzo, un colpo taglio. Ah, ok. Ok, ma poi c'è riuscito a cavarsela da, vabbè, col copyright nessun problema, ok. No, perché Torianzo comunque è un personaggio della mitologia giapponese, quindi non... Ah, quindi free copyright, ok. Esatto. E free usable, ok. Vabbè, quante cose, madonna, altro che due puntate, dobbiamo trovarci un par di volte io e te. Devo venire a fare un giro. Come no, volentieri. Anche perché le marche per venire, quindi tranquillo, se puoi venire. No, ma anche perché le marche mi mancano veramente tanto. Io ci sono stato 2 anni, ho fatto il quarto e quinto superiore. Dove? Proprio sul Colle dell'Infinito a Recanati. A Recanati, okay. Istituto Professionale di Stato. Ok. Bella pure. Sì. E invece stavo di casa praticamente attaccato ai piedi di Recanati, vicino a Villa Musone. Sì, sì, sì. E ho adorato quegli anni, veramente, per me, io lo dico sempre, non perché sei qua tu, ma io lo dico a tutti. Qua, io sono in Germania da più di 20 anni. Quando qualcuno mi dice, siamo andati in Italia, Jesolo, qua, dico, signori, ma andate a Senigallia, andate a Fano, andate... ad Ancona, se proprio dovete andare, non andate sempre tutti su cazzo di Adriatico. Allora, io avevo un io ho giocato al rugby per tantissimi anni, io ho giocato al rugby per 7 anni. Ok. Me lo potevo permettere. E c'avevo un allenatore che era inglese, era gallese, anzi, no, scusa, non inglese, ecco. Si dice che era inglese, è gallese. E lui per lavoro che faceva? Comprava case nelle Marche per rivenderle poi
È un genio. Io dicevo, voi non vi rendete conto, voi cioè, è una delle regioni più belle, ma pure meglio della Toscana per certe cose, perché vedete queste cose, costa meno. Esatto. Il medico, io lo dico, guarda, lo slogan del mio delle Marche, e poi andiamo avanti perché sono qua, però sai, sono cose, sono passioni, sono cose belle, io non ce la faccio a non dirle. Dico sempre, è l'unica regione che in mezz'ora hai qualsiasi cosa tu voglia. Vuoi la collina, vuoi la montagna, vuoi il mare, vuoi la città moderna, vuoi la città storica, c'è tutto, vero, in mezz'ora di distanza. Sì, è vero. Molto molto tutto a fare, vabbè. Allora, adesso invece dove andiamo? Adesso andiamo alla LL. Le colonne sonore sono una parte essenziale di un telefilm, una serie o un film. Ma qual è la colonna sonora della tua vita? Ah, questo è facile. Allora, il tema di Ralph Super Maxi Roy. Allora, io ancora adesso, dopo anni, l'ho risentita mille volte, io ecco, sto parlando, mi vengono i brividi, guarda. Ma dai! Emozionalmente è una di quelle cose, sarà, non lo so per quale motivo, qualche meccanismo mentale, non conosco, perché poi sono un tipo che ce la suona, cerca di capire perché, però è una di quelle cose che mi innesca un qualcosa di potente, che da una parte mi mette... un po' di malinconia, ma da una parte mi metto una gioia insensata, immotivata, che io adoro, capito? È una, cioè, un misto di sensazioni che è veramente difficile. Caspita. Che riesco a provare con altro, e è veramente la mia colonna sonora. Ma tra l'altro, scusami se non sbaglio, non esiste in DVD in Italia? In italiano no, negli Stati Uniti esiste. Esiste contando di pubblicità di puntata finale che non è mai andata in onda da noi, in generale proprio, che è quella dove lui passa il testimone alla ragazza e si trova su YouTube. Sì, ma sì, dai, la trovi la puntata. Ok, beh, io invece la sigla sonora è abbastanza legata, perché è praticamente da dove anche lui ha fatto la partecipazione, se non ricordo male, ovvero Mork e Mindy. Che cosa? Ralph non aveva fatto una partecipazione? No. Ok, vabbè, invece la mia era Mork e Mindy, proprio quella. Mindy, quella italiana però. Sì, sì, inglese non ho mai sentita, mi sa. No, vabbè, cambia le parole, ma fondamentalmente è più o meno sì. Ok, ma invece io mi riferivo in generale anche alla musica in generale, al di là delle serie. In generale, guarda, avanti ieri siamo stati a vedere il concerto di Tre Gallerie Ragazzi Morti. Oh, okay. Ok. E era il trentennale della nascita della band. Quindi ha fatto una festa poi. Caspita, già così tanto che esiste. Al Passetto, posto bellissimo nelle Marche, in cui c'è una vista strepitosa, e io e mia moglie Lucia ci avevamo tutte e due le magliette e le cose del 94, quindi. Pensa, ok. Se vuol dire che questa è una delle... Già 30 anni, caspita. 30 anni. Porca madre. Vabbè, meglio andiamo avanti. Abbiamo 50, sì. Allora, prossima. La Q. Già fatta la R. E qui purtroppo è arrivata. Ripasso un'altra volta, devo scappare. Non è che muovi molli così, vero? Ovvero? No, che mi dici questa frase e mi lasci qua così, no? No. È una mia frase scaramantica che metto sempre da qualche parte. No. Tendenzialmente se do un appuntamento tendo a rispettarlo. Allora proseguiamo invece. Vai. La C? No, ce l'abbiamo fatta, mi sa. Mm-hmm. La D allora. Ok. Dal tubo catodico al tubo di YouTube. Non proprio un piccolo passo. Racconta un po'.
Ok, allora, sì, è vero, vero, sono due modi di intendere. Allora, partiamo da un piccolo, facciamo una piccola premessa. YouTube, secondo me, ma anche secondo diversi esperti che lavorano proprio nella comunicazione, YouTube è la televisione del futuro. Cioè, noi concepiremo parte della televisione, perché poi adesso sarà molto più frammentata. Però una parte della televisione sarà YouTube. Cioè, per le nuove generazioni che non vedono più la televisione, quella normale, YouTube è la nuova televisione. E ha dei punti che sono di contatto con il tubo catodico, ma già cose che sono totalmente diverse. Io, ad esempio, da anni, non guardando più normalmente la TV catodica, purtroppo, ma anche per fortuna, non riesco più a concepire l'idea di dover aspettare per vedere un programma. Cioè, avere l'idea, cioè, sapere che alle 9 arriva il programma, me lo devo guardare, che invece è una cosa che sta tornando, perché quelli di Twitch, questi delle live e così, lo fanno. Se ci pensate, è un buon ritorno al passato. Però per me l'idea che posso andare lì, clicco e parte quello che devo vedere, e devo Tanta stare roba. aspettando, tanta roba. Ma dall'altra parte io sono un grandissimo amante della TV, però non sono un nostalgico, attenzione. Tutto il mio lavoro che faccio, che potrebbe sembrare nostalgico, non lo è mai. Io sono un grande appassionato dei tempi nostri, del fatto anche solo che io e te stiamo parlando, tu in Germania, io qua, e facciamo una trasmissione che possono vedere le persone, per me è una cosa che... Cioè, capisci? Era inconcepibile anche solo 10 anni fa. Sì, certo. E prima dovevi arrivare, dovevi passare da alcune persone che decidevano se potevi farlo o no. Adesso lo puoi fare. Quindi, essendo un anarchico d'animo, già questo mi... Ma la TV, quella della mia infanzia, che aveva un intento diverso, che era quello proprio di insegnare, che c'era un. Una missione che era quella di insegnare, spesso e volentieri era fatta con una qualità che adesso non ci possiamo permettere, ma perché all'epoca non avevano il problema di dover far quadrare negli ascolti e nei conti. Se una cosa bisognava farla, la si faceva. Se Punto ci stava a basta. fare una settimana di prove per andare il sabato a fare il programma, lo si faceva, però l'importante è che fosse tutto perfetto, che fosse tutto quadro, giusto, che fosse tutto bello e professionale. Il mondo è andato avanti, adesso c'è quello che chiamano molti esperti l'incessantismo, per cui bisogna fare cose, bisogna fare cose, bisogna fare cose, bisogna fare cose, e non tutto è perfetto. Ecco, quell'aspetto della TV vecchia mi manca un po', però riesco a farmelo passare, anche perché poi, se voglio, riesco a recuperarmi tutta la roba. Rai Play, sinceramente, è una delle migliori cose che si è inventato la Rai, e io mi riguardo vecchi programmi senza problemi. Lodo il Signore se esiste, perché è possibile farlo. Ottimo. Quindi è stato un Allora, bel passo. sì, no, ma ci sta, le rivoluzioni non sono mai dolci, ma sono sempre necessarie. Bene. Ok, la F. La F, ecco qua. Fini, il tuo Sì. cognome mi fa venire in mente i tortellini. Assolutamente sì. Ma tu preferisci le paste farcite o quelle lisce? Oh, signore. Allora, io tendenzialmente preferisco le paste fresche, nel senso che anche le tagliatelle, anche questa roba così, non necessariamente farcite. Però se sono fatte all'uovo, io Eh ci beh, sto. giustamente. Anzi, stasera mi sono mangiato un bel piatto di maccheroncini al gambo filone, che non so se l'hai mai provati, ma se capita No. da No. queste parti li devi provare, sono una specialità Ok. fatta da un micro paese che sta Sì, nelle per Marche, Campofilone, sì, Campo certo. Fiume, esatto, fanno delle tagliatelle tagliate che sono sottili quasi quanto un capello, e sono cotte nel brodo, non nell'acqua. Poi ci mettono il sugo, ci mettono il ragù e tutto, ma diventa una sorta di quasi crema, perché alla fine se sciolgono è spettacolare. Se vieni su, te le faccio provare, perché è una di quelle cose che nella vita uno deve provare. Quindi sì, Ok, rivedono
paste fresche. Allora, okay. Mi dici più o meno che sono rimasti, perché non mi ricordo più. Beh, vabbè, della parte iniziale abbiamo ancora A, G, H, I, lunga. Oh, là, 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 che non abbiamo fatto, io pensavo l'avevo già fatta. Là. A che punto della tua vita ti sei detto adesso mi presento al mondo davanti ad una telecamera? Oh, presto. Io sono un coglione che nella vita ho avuto sempre bisogno di stare su un, tra virgolette, un palco, anche perché... Ah sì? Ok. Ah, sì, io... soffrendo, allora, come tutti quelli che soffrono un po' di bassa autostima, ah, hanno bisogno comunque di stare su un palco perché gli dicano ok, esisti. Bravo. Esisti. Io ho fatto per anni, teatro di improvvisazione teatrale. Noi facciamo una compagnia, ah, quindi noi andavamo a fare gli spettacoli, scusate, visto mai gli spettacoli di improvvisazione teatrale, sono praticamente degli spettacoli in cui tu vai, il pubblico ti dice delle cose, tu c'hai e tipo quei dei lavori, sì, diventa canovaccio e metti su uno spettacolo tutto basato su, su quei pochi, sì, frammenti, sì, di cose. Hai qualche oggettistica a disposizione? Sì. Poco, niente, di solito è molto funzionale, di solito è maglietta nera, pantaloni e tanta fantasia, una serie. Okay. E quella è stata una grandissima palestra perché mi ha permesso di, tra virgolette, non avere paura del pubblico. Ok. Gli attori di teatro ti dicono che la paura di un attore di teatro non è tanto, sì, il talento è, ma è come per i piloti degli aerei. Contano più le ore di volo e lì contano più le ore di palco. Mm-hmm. Fanno tantissimo più quello che il talento fa, ma le ore di palco fanno molto di più. Mm. E lì è stata una bellissima palestra, quindi io sin da sempre ho avuto sempre un po' l'esigenza di autoaffermarmi perché avevo paura di non essere abbastanza. Okay. Ma ti dico un'altra cosa, che io scusami, sono un po' eroico, ma no, ma figurati, quando mi sono messo davanti alla telecamera da solo, nonostante fossi abituato a parlare senza un canavaccio davanti a 200-300 persone, che è capitato davanti alla telecamera, non mi cagavo sotto. I primi video sono stati veramente complicati da fare, poi dopo pian piano anche su quello impari a desensibilizzarti, però all'inizio è stata veramente complicata. Io che sono da pochissimo su questa realtà devo dire che pian pianino diventa più semplice, ma ancora comunque persiste. Sai, sempre. L'andare oltre il fatto che io vedo me stesso, però in realtà sto andando oltre. È quello che un po' mi dà ancora quella cosa di parlare quasi a me stesso, ma in realtà non devo. E quindi lo sguardo deve andare oltre, no? Non è facile per niente. No, è proprio... Devo dire che è più facile perché tu vedi la gente davanti a te, non vedi te. Hai il feedback, ma c'hai anche la cazzimma che se loro non rispondono, allora tu... Se sei uno che è abituato a stare provo, sì, sì. Hai ancora, cioè, un mio ex, tra virgolette, compagno di teatro, che poi ti do abbastanza formato, si chiama Giorgio Montanini, non so se lo conosci, un stand-up comedian italiano di un certo livello. Ok. Lui diceva, se voi arretrate il pubblico, tu dice sempre, se voi fate un passo indietro, io faccio un passo avanti. Sì. Se voi non mi rispondete, io vengo avanti, non c'è problema, io me ve magno, capito? Ok, dove andiamo? E allora la U l'abbiamo fatta? No, assolutamente no. Perfetto. Una cosa che ti fa sorridere è? Io se sono, tra virgolette, triste, cioè proprio quando sei triste perché è successo qualcosa di brutto, perché semplicemente stai triste, io se vedo una commedia di Jack Lemmon o Walter Matthau, sto a posto. Ah, cioè, ok, restiamo sull'ambito che mi piace. Io sono un grande mangiatore di storie, per me le storie vanno definite la vita, quindi... Per me le storie definiscono anche proprio i miei umori. Ok. E io dico, me la vedo, mi cambia il mood della giornata. Clemmo, sai che per assurdo nella mia
buona conoscenza cinematografica che è abbastanza ampia. Se ci penso un attimo, faccio fatica a ricordare in automatico un film suo, per assurdo. Clemon e Walter Matthau sarà una cosa. Ah, ecco, sì, esatto, certamente. Esatto, certamente, sì. Però Freddo, sai che è un attore che ho presente di quelli che, sai, ho visto tutti i film, o più o meno tutti, però poi se devo pensarne a Freddo 1 dico, ma aspetta, ma il titolo qual era? Strano, perché... Stiamo parlando di archeologia comunque, per chi ci guarderà, stiamo parlando di archeologia proprio... Sì, cioè, era vecchio quando li vedevo io. Era perché Jack Lemmon era uno di quegli attori che ti gode, almeno secondo me, ti godevi il suo film, no? E anche ogni volta che lo metti adesso te lo godi, però secondo me non era così marcante come, non so, un John Candy, un James Belushi, un... Erano anni diversi, erano tipi di comicità, diciamo che i John Belushi erano più arrembanti, Candy erano più arrembanti, loro erano più attori, tra virgolette, da teatro, poi prestati al cinema. Erano un po' due comicità diverse. E invece, parlando di sorridere, come ci faresti tu sorridere adesso? Io sono un pessimo comico, nel senso che non sono grandissimo, non sono bravo a far ridere le persone, devo essere sincero. Cioè, sono bravo a scrivere battute, sono bravo a così, ma non sono uno che... Quindi passiamo oltre? Sì, passiamo oltre. Ok, vedi che ho sorriso lo stesso, però non vale. Allora, la prossima. Allora, la F? F era Fini. Ok, FI. L'abbiamo fatta? La I? Sì. La I non l'abbiamo fatta. Ok. In parte l'hai detto, no, forse no, ma forse no. Il tuo sport preferito è? Allora, io l'ho in parte detto perché ho giocato al rugby per 7 anni. E quindi mi sorge il dubbio che sia anche quello più praticato. Sì, ovviamente. Ok, no, perché era l'altro pezzo di domanda, è quello più praticato, quindi. No, assolutamente. Ne adoro la filosofia, l'etica, l'idea, del rugby adoro praticamente ogni aspetto. Ah, curiosa questa cosa. Beh, allora, tu fai conto che nel rugby ci stanno, come diceva Oscar Wilde, il rugby è uno sport giocato da gentleman e pensato da energumeni. Sì, ok. Mentre il calcio è un sport pensato da... pensato da gentleman e giocato... No, il contrario, adesso mi ricordo. Me l'aveva detto lui. Cioè, nel rugby... Sì, giocato da gentleman e iniziato da energumeni. È sì, un sport di contatto in cui tu è di grandissimo agonismo. Nel rugby la mente, oltre che il fisico, sono fondamentali. Tu non devi mollare mai, non puoi mollare... Ogni singolo centimetro è tuo. Nel nostro, quando viene la squadra avversaria, tu gli devi far capire sia da subito che questa è casa tua, sì. Qua le regole sono tue, però è tutto nell'alveo di un rigoroso riconoscimento di regole e accordi, nel senso che all'interno della partita tu giochi secondo le regole. Ad esempio, nel rugby lo sgambetto, che potenzialmente non è pericoloso, ma non è neanche, però è scorretto, questo malissimo. È una di quelle cose per cui l'arbitro potrebbe far finta di non vedere qualche fallo, se poi lo subisci, se hai fatto lo sgambetto. Ecco, la serie è ben testa. Esatto. Nel rugby l'arbitro è considerato elemento del gioco, nel senso, la prima cosa che ti insegno è l'arbitro è come il palo. Quando tu prendi il palo con la palla e il palo fa fuori la palla invece che dentro, non tu metti con il palo. Ok, povero arbitro. Se l'arbitro fischia una cosa, ma tu sei convinto che ha sbagliato, non ti puoi incazzare con l'arbitro, a meno che non pensi che l'arbitro faccia apposta, ma in quel caso allora è un problema. L'arbitro può sbagliare, ma se sbaglia perché sta facendo il suo lavoro,
ci sta, okay. Parte del gioco. Terza cosa, finita la partita, siamo tutti amici. Sì, sì, no. Di essere certo. E si mangia insieme, si fa il terzo tempo. È una pratica proprio del rugby, tipica del rugby, per cui si va a mangiare insieme, finita proprio subito la partita, si mangia insieme, si va alla doccia, si va lì, si mangia insieme, le due squadre si mischiano, con l'arbitro e tutti, si discute, pacche sulle spalle, ci si porta un po' in giro sulle azioni, si torna tutti appassionati dello stesso sport. Quindi queste cose per me sono fondamentali, non le trovo in un altro sport. Bello, ma dicevo, era un po' strano perché diciamo che non è una cosa che appartenga proprio al mondo italico. Però nel rugby esiste, nel rugby anche in Italia esiste. Cioè è sì, molto, sì, certo, del certo. Rugby, del rugby, proprio nel movimento del rugby mondiale è così. Cioè non puoi non accettare questa cosa. Sì, sì, no, ma è interessante che ti sia così appassionato per una cosa che non è tipicamente italiana, diciamo, no? È un po'... Allora, la cosa è che affermo nelle Marche, nel paese di Vicino Corso Giorgio, c'è una squadra, adesso ultimamente è chiusa perché sono finiti i soldi, però c'era il Fermo Rugby 1928. Ok. Quindi era una delle prime squadre italiane di rugby, quindi avevamo una storia proprio... Ah, ok. Ci stava. Bello. Ok. Interessante. Prossima. Vai, la A, B, C, D. Allora, di quelle lì ci manca E, G, H, I lunga. Di quella... Era meglio quando si stava peggio o quando si stava peggio, punto e basta? Questa è una bella domanda che le plastiche. Ti rispondo come diceva mio nonno. Allora, mio nonno era che è stato una delle persone che mi hanno formato nella vita. Era un contadino, ma un filosofo. Lui era veramente un vabbè, un po' come tutti i vecchi contadini, diciamo, dai. Lui aveva questa attitudine mentale alla filosofia. Ah, e lui dice sempre, che te lo dico un po' in marchigiano, spero che lo capisca, che... Se la mattina tutti quanti va in piazza e si caccia le scarpe, il pomeriggio tutti va in piazza e si mette le scarpe sue. Okay. Ovvero, se tutti quanti la mattina vanno in piazza e si tolgono le scarpe, poi il pomeriggio quando ritornano in piazza si rimettono le proprie. Nel senso che tu sai i casini della tua vita, quelli degli altri li puoi supporre, ma però alla fine i tuoi. Quindi era meglio quando si stava peggio, era così, si sta sempre peggio, si sta sempre meglio. Poi fortunatamente la memoria riesce a smussare tutti gli angoli, anche le cose brutte. Quindi va bene così, dai. Quindi diciamo che sì, forse se era peggio, era peggio, e se era meglio, era meglio. Sì. L'essere, ecco, per dire filosoficamente, l'essere non può non essere. Esatto. Allora, la I lunga, no? La I lunga. Jingle bell, jingle bell, com'è il tuo rapporto col Natale? Allora io ho un grande, tra virgolette, anche se sembra folle la cosa, problema con la socializzazione con le persone, ovvero socializzare con la gente mi stanca. Okay. Io se sto in un gruppo di persone, dopo un paio d'ore sento proprio letteralmente l'esigenza di andare via. Proprio perché fisicamente mi porta via energie. Ci sto bene, mi diverto, amo passare serate con gli amici, ma dopo un po' inizio proprio a avere fatica. Ho avuto la fortuna di avere come compagna di vita mia moglie, che è l'esatto contrario. Lei prende potenza dallo stare in mezzo alla gente. Okay. E io quindi che succede? Che io non amavo moltissimo il Natale, perché era una cosa che mi costringeva sin da piccolo a socializzare per ore e ore e ore e ore con i parenti, che mi rendeva tutta le giornate faticosissime, mentre mia moglie adora il Natale, e che mi ha fatto un po' riamare il Natale. Quindi negli ultimi anni lo sto riapprezzando con moderazione, ma lo sto riapprezzando. Ok, andiamo avanti. Allora dai,
Allora, mi dici verso la fine che c'è rimasto? Io non Verso la me fine a tutte quelle strane, intanto ne ricordo. Dai, dimmene una quindi strada. X, Y, W, È interessante, X. X. Beh, dovrebbe partire la musichetta qui, però vabbè. Vabbè. Quindi hai già capito. X-Files si Ok. definisce un documento riguardante un evento inspiegabile legato al paranormale. Tu, oltre a quelle con la serie, a quello con la serie che sicuramente avrai visto e rivisto, che rapporto hai con essi, col paranormale, con gli Col X-Files? paranormale, ok. Molto, molto, Alla molto ambiguo. Scully o alla Mulder? Io ho una via di mezzo, nel senso che io sono una persona estremamente logica, nel senso che io amo molto le logiche, amo molto il ragionamento razionale, amo molto mettere in fila le cose e fare dei ragionamenti che abbiano un senso. Ma mi rendo conto che nel mondo non tutto può essere razionale, non tutto deve essere razionale. E soprattutto se nel momento in cui tu pensi di sapere tutto, è certo che non lo sai. Quindi dire con certezza matematica, io per esempio odio tantissimo chi dice ma questo è fattuale, questo è scientifico, perché 9 su 10 ni. È un ni, non è mai un no, è un dipende, non è mai una cosa certa. Le cose certe in scienze sulla chimica, forse sulla fisica qualcosa e poco altro. E quindi io diciamo che, come diceva il buon Edoardo De Filippo, non ho paura del diavolo, non credo al diavolo, però mi limito a averne Non paura. vado, non vado a dargli fastidio, non vado a dargli Mi fastidio. limito a averne paura, non ci credo, ma mi limito. Nel senso, io non credo nella religione, non credo, però se un giorno dovesse accadere che ci stanno dimostrazioni che ci stanno, ok. Non sono uno che dice no, questo è assolutamente, sono certo, al 1000%, ok. Se un domani se scoprisse se può parlare con i fantasmi, direi ok. Per adesso, secondo me, non c'è, non è possibile. Non abbiamo evidenze scientifiche, non abbiamo modo, però se un domani io scopro che si può parlare, vabbè, non me ne farei una cosa di ok. Quindi No. diciamo siamo aperti, ecco. Aprì, aperti, aperti, Ok, dove andiamo adesso? Parlando di oh, dimmi aperture. pure che c'è il masso. Allora, ti dico per esempio la parte centrale che non Vai. abbiamo, l'ho un po' tralasciata. KMNOPS M è qui, è facile, giochiamo in casa, ne abbiamo parlato tanto. Marche, una delle regioni italiane che amo e ho amato più di tutte. E qui, com'è il tuo legame con la tua terra? Allora, quando ero ragazzino era molto problematico, come tutte, come chiunque nasce in Cioè, provincia. ti No. sentivi chiuso, ti sentivi. Allora, quando nasci in provincia tu ti senti che ti stai perdendo cose. Io avevo amici, d'estate arrivavano dei nostri amici, che ormai adesso sono diventati amici da una vita, ma all'epoca eravamo ragazzini di 16 anni, 17 anni, venivano quelli che lo chiamavano i bolognesi. Nel corso degli anni, poi dopo siamo, noi d'inverno andavamo a Bologna, poi io appassionato di fumetti, mi portavano la borsa del fumetto, io impazzivo totalmente. E per anni io ho pensato, no, io adesso mi trasferisco, adesso appena fatto 18 anni mi trasferisco a Bologna, perché Bologna è il centro del mondo, perché non si può stare nelle Marche, non c'è niente, poi adesso è il contrario, adesso io ho la casa in campagna, molto tranquilla, con molta natura, poche cose, quelle che mi servono, e apprezzo molto le Marche. Le apprezzo così tanto che non ne faccio un bando, perché alla fine nessuno si può domandare di essere nato in un posto, perché c'è nato Ah e no, basta. certo, Però però ne orgoglio, apprezzo alcuni aspetti, ne apprezzo alcuni aspetti, ne apprezzo le capacità che hanno alcuni marchigiani. Non ne amo alcune, che tipo il fatto di essere estremamente concreti, per cui qualsiasi cosa vada fuori dal seminato per loro già è complicato, se non possono metterlo in una casella, la fanno fatica.
non amo il fatto che comunque il marchigiano è provinciale, per cui se qualcuno cerca di essere più dell'interno della sua provincia lo guardano un po' come dietro che te credi di essere, però mi amo moltissimo, ma moltissimi aspetti delle Marche, che è il fatto che c'è un grandissimo legame, se riescono ancora a organizzare tra persone, fare cose in maniera molto facile, questo mi piace. Eh sì, bello. Oltre il mare è oltre Beh. il mare, Cosa, non mi parlare di mare, guarda che è vabbè. una Io, mancanza. avendo vissuto per anni praticamente a 500 metri al mare, per me il mare Mamma è mia. una fonte di vita, capito? Che bello. Ma. Eh sì, io penso che lì, ti dicevo prima, ci ho fatto sia la maturità nelle Marche, sia la patente, quindi due cose abbastanza importanti. E in più il motivo per cui c'ero era una cosa che era una specie di esperimento, diciamo così, no? E quindi tre cose proprio importantissime che mi hanno legato tantissimo. Certo, direi. Tra l'altro, iniziava in quegli anni, se non ricordo male, eravamo ai primissimi, alle primissime edizioni di Musicultura. Sì, musicoltura. Se non ricordo male, quelli dovrebbero essere gli anni, intorno al 94, così. Prossima. Mai. Avevamo detto che c'era allora l'X l'abbiamo fatta. La No, K, sai, non l'abbiamo fatto? sì, la X l'abbiamo fatta, sì. La La K? K no, la Ok. K no. E qui, secondo me, tuffo nel passato. Vai. L'Arcadè è stata una bevanda molto pubblicizzata a fine anni 80 e fino agli anni 90, ricavata da un infuso ricavato da una pianta erbacea tropicale dai fiori gialli dal gusto leggermente acidulo. Te la ricordi? A voglia che se me la ricordo il carcadè, sì, no, no, me la ricordo, mai apprezzata, non Non ti era era. piaciuta? Io Meglio parlando di quegli anni, sono che mi aiuta, a me è meglio non ricordare. parlando di quegli anni e di erbe strane, forse meglio il ghiacciolo altamarindo. Sì, noi ci allora, abbiamo gli anni 80, roba strana. Che all'epoca prendevamo tranquillamente, c'era la spuma favorita, che Ah, sì. era quella bianca, una cosetta, cioè, il così, poi che c'era la spuma normale, la spuma, il chinotto, che Ah. adesso in pochi all'epoca si beveva tranquillamente il chinotto, uscito dalla Coca-Cola, però sapori che adesso non credo. Sì, esatto. vabbè. Dai, prossima. La U l'abbiamo fatta? La U sì, quelle Ogni dopo no. V. V no. Ok, vai, V. Verso l'infinito e oltre è uno slogan ben noto. Tu come ti vedi nel futuro? Oh, morto? No, scherzo. No, Che penso che sono cazzo? le poche previsioni che posso azzeccare con facilità. Diciamo che quella è abbastanza probabile come cosa, però. Ma guarda, io ho la fortuna di non essere una persona estremamente ansiosa, quindi penso sempre raramente, io mi butto nelle cose E e poi poi Carpe vado, diem. io surfo la vita, per cui Ah, non lo so, non ho idea sinceramente, poi io non avendo il lavoro strutturato come maggior parte, ecco, sì. quindi non ho idea di che cazzo farò Poi fra... su quella roba lì dovevamo fare una puntata privata, una chiacchierata io e te che voglio capire come fare, perché anche io mi sto abbastanza rompendo i coglioni di lavoro programmato, quindi magari mi dai qualche suggerimento. Ok, dai, prossima. Vai, che c'è rimasto? NOPSW N. N. Nei tuoi ricordi, qual è il momento più bello che ti verrebbe così distinto di ricordare? Allora, ce ne stanno due e sono due assolutamente folli.
nel senso completamente diversi. Ok. Ok, allora, la prima volta in cui ho dato un bacio a una ragazza. Ok. Ero un ragazzino, io mi ero innamorato, allora ti dico, ero piccolo, avevo 13 anni, 14 anni. Mi sono reso conto che mi piaceva questa ragazza perché la mattina mi pettinavo prima di andare a scuola. Cosa che non avevo mai fatto in vita mia, non era un'opzione praticabile all'epoca. Okay. Invece ho scoperto che c'avevo questa esigenza di pettinarmi e quel bacio è stato, niente che, cioè, penso che sia uno dei baci più pudici che abbia mai dato a un essere umano. E è stata una di quelle cose che, non lo so, te dà, è come se tu avessi fatto un salto, uno step oltre alla tua consapevolezza. Cioè, da lì in poi non potevi più tornare indietro, sapevi che non da c'era oggi più. Poi le ragazze le bacio tutte. Ho capito che mi vorrei baciarle tutte. Ecco. Ok, questa cosa. La seconda invece, che è un'altra cosa, una delle sensazioni più belle in assoluto che io ricordi con una, è stato un placcaggio durante una partita di rugby. Ok. Assurdo, no, lo so, ma io nel senso non c'è un motivo, però io mi ricordo subito o fatto? No, fatto. Ah, stavo in panchina, okay. Stavo in panchina, era una partita poi neanche normale, diciamo. Stavo in panchina, non ero titolare, era freddissimo. L'arbitro, l'allenatore mi dice, guarda, entra, era freddo, proprio cioè, mi ricordo che i piedi gelati, perché una delle cose che succede del rugby, quando c'è i piedi gelati, entri in campo, sei in panchina, il pestone è la cosa che più ti ammazza, cioè proprio te leva la gioia di vivere. Dico, adesso, prima il pestone, mi vedo, parte l'azione, mi vedo credo che sia stato un flanker, che era alto, il problema era un flanker, quindi uno che era molto più alto di me, che parte, e io arrivo, lo prendo proprio sulle gambe, lo placco, lo butto a terra e io mi sono sentito come dire, ok, sono nel posto giusto, al momento giusto e è tutto perfetto. Ecco. Ho capito. Può essere, capito? Sì, sì, è riassumibile nella frase, per esempio, della canzone "Questo sono io". Bravissimo, esatto. Cioè è stato proprio un momento, un momento catartico. Io dico, porca miseria. E quello è una cosa di cui mi ricordo ancora con una precisione quasi, che potrei dire tutti i pezzetti di fango che stavano sulle magliette, per quanto me ne riguardo con precisione. Beh, alla fine, se vogliamo, anche il primo bacio forse sarà stato un po' tipo placcaggio, perché... Ok, dimmi dove. Ok. Dimmi tu, pare che ho, non c'è. Esatto. Oltre al mondo della celluloide, quali altre grandi passioni ti caratterizzano? Un po' l'hai detto, il fumetto, forse c'è qualcos'altro, non lo so. Guarda, io sono uno dalle, tra virgolette, grandi passioni, ma alcune poi le mollo durante la vita. Il gioco in generale. Sicuramente, esatto. Che da sempre l'ho praticato in tutte le salse, proprio il gioco da tavolo, il gioco con le miniature, il gioco anche giocavamo a Mutant Chronicles, se te lo ricordi. Beh, me ne ha parlato Paolo Parente, appunto. noi eravamo malati proprio. Tra l'altro, prima di parlare con Paolo, prima di parlare con Paolo, me ne ha parlato ancora di più l'amico suo, che forse conoscerà anche, Davide Fabbri. Sì, Davide Fabbri, no. Ho avuto anche il piacere di parlare con lui. Io ero malato, cioè eravamo totalmente in passeggio, avevo speso milioni di lire all'epoca per le miniature. Ma mi provochi, perché se io mi sposto, qui c'è un po' di pale of shame. ma anche Games Workshop, Warhammer? No, allora, noi giocavamo a Mordheim. Vabbè, sempre la stessa casa. Quindi, no, perché, allora, il punto è questo, noi eravamo in quel periodo, i 20 anni, quando sei uno snob di merda. Per cui la Game Workshop era
Ok, voi facevate i fighetti, noi giochiamo Mordheim. Ok, esatto, ho capito. Esatto, giochiamo Mordheim, giochiamo Mutant Chronicles, poi avevamo giocato a quello francese, come si chiamava? Che me ne ha sempre parlato Paolo Parente. Strepitose. Adesso non lo so, ma ce n'ho ancora Confrontazione, cioè tutta sta roba, pur di non giocare a Warhammer, noi giocavamo eravamo delle perde snob, tutto lì. Comunque ringrazio e saluto Games Workshop, visto che come se ne sbattessero di noi, figurati un po'. No, ma eravamo noi, non era un problema loro, eravamo noi che eravamo, anche perché spesso e volentieri i regolamenti della Games Workshop era pure meglio. Beh, sì, ai tempi sì. Però interessante, non posso fare a meno di chiederselo, dipinto anche? Ho dipinto sotto la guida di Alessio, di Wolf, bene, questo che è mio amico. Ah, che ok. È uno, credo che sia uno dei, non dovrei dire una cazzata, uno dei più italiani, uno dei più importanti scultori di miniature che abbiamo in Italia, ancora analogico. Beh, guarda, se c'hai un contatto... Guarda, passamelo, perché non posso evitarlo. Lui ancora fa questo da anni. Lui è nato come pittore su commissione. Ok. Poi si è evoluto in scultore, perché poi lui è veramente un fenomeno. Lui è uno di quelli a cui io ha 2 milioni di talenti. E quando eravamo piccolini, lui quando ancora non voleva farlo di lavoro, lo faceva per passione, sì. Lui ci metteva lì a noi stronzi, che eravamo incapaci, e ci insegnava tutte le tecniche, tutti i trucchetti per poter dipingere. Quindi io dipingevo male, però era un male decente, perché grazie a lui comunque riuscivamo a tirare fuori qualcosa di accettabile. Che bello! Sì. Bello, guarda, quante cose che sto scoprendo. Io amo fare questo format, sono contento che mi è venuta l'idea, perché veramente scopri molto di più di quello che vedi solo. Ed è bello. Certo, ovvio. Ogni persona ha già molte più robe. Sì, ma proprio mi dà soddisfazione. Poi quando scopri le cose in comune, guarda. Dimmi, procediamo. P l'abbiamo fatta? No. A P, perfetto. Parli molto, come già detto, degli anni 80, ma tu, secondo me, se non ho calcolato male, sei un po' anche degli anni 70. Vero. Cosa ti ricordi degli anni 70? Praticamente tutto. Io sono nato nel 69, quindi ho vissuto gli anni 70, cioè dal 72 in poi, per me, sugli anni della consapevolezza di quando ero bambino, e quindi mi ricordo tutto. Cioè io... tra virgolette le cose più belle di quelle che può provare un bambino l'ho provate negli anni 70, quindi negli anni 70 mi ricordo tutto, però mi ricordo, c'ho un amico, c'ho la fortuna che io faccio le live con un amico, si chiama Sandro Teritti, che non so se hai mai visto le live nostre. Credo di averlo presente, sì. Quello che di solito, quando adesso sembra una domanda stupida, ma nelle posizioni delle posizioni stai su in alto, il primo? Sì, esatto, è quello che balbetta leggermente. Ecco, io con Sandro mi conosco da quando siamo nati, praticamente. Letteralmente noi viviamo sullo stesso pianerottolo e nello stesso palazzo. Abbiamo condiviso tutti gli anni 70 insieme. Lui ha una memoria sulla roba, io non mi ricordo tutta la roba che si ricorda lui, però sì, 70 per me sono stati anni. Beh, qualche, cioè non i flash tuoi, ma proprio degli anni 70, cos'è che ti... Allora, innanzitutto mi ricordo degli anni 70 i campeggi, mi pare era un grandissimo appassionato di campeggi, andavamo sulla macchina, andavamo, si piazzava la tenda dove volevi, settimane di campeggio, perché poi all'epoca mia madre cioè un mese proprio intero di ferie, quindi ecco. Qui campeggi, grandi partite a pallone d'estate, giochi senza frontiere visti col televisore messo sul balcone perché faceva caldo. Giochi senza frontiere, ragazzi. Ma cazzo, cioè, sta roba me la ricordo tutta, più grande. Allora, ma biciclettate sul lungomare, perché noi ovviamente la sera prendevamo la bicicletta e il posto più fresco di andare in bicicletta era sul lungomare del Lido di Fermo, e si faceva giri enormi fino a... per me era tardissimo, ma andavamo a casa tipo le 9:30 alle 10 sì, certo. Però a me bambino
Questo è quello che mi soprattutto l'estate, perché per noi l'estate era il fulcro di tutto quanto l'anno. Sì, Vivendo certo. al mare, vivendo in un posto turistico, per noi l'estate era. Esatto, poi lì avevi la vita, il contatto con altre persone, con altre lingue, con altre culture, con altri usi. Quando eri giovane rimorchiavi le tedesche. Tra l'altro era quelle che venivano da fuori, non tanto le tedesche, da noi ci venivano i bolognesi, le cose. Ah, ok. Però sì, era quello. E vabbè. Dove, allora ti dico cosa manca perché adesso cominciano a essere poche, perché abbiamo fatto un bel po'. Allora abbiamo GH, poi abbiamo, ah ecco, già me la, ok, H ha detto mi piace perché mi ricorda il telefilm Hotel. Su Hotel mi sono emozionato, vedi? È una di quelle cose che ho odiato con tutto me stesso. No, perché? È perché ero costretto a vederlo. Una Ah, ok. merda unica. Una merda. Cioè, per me che ero bambino, scusa. Effettivamente non era il target. Allora, H, ho tanta voglia di. No, se si può dire, Ho tanta voglia di ferie, in questo momento ho tanta voglia di ferie perché io fondamentalmente, avendo un lavoro molto atipico, non stacco mai. Nel Ah. senso, allora, da una parte sto sempre in ferie, sto al mare, quindi io Esatto, quindi esco la sei in sera, ferie. faccio, cioè, teoricamente, se devo fare serata, faccio serata. Esatto. Però io personalmente non ho un momento in cui, o perlomeno, a meno che non me lo prendo, ma ovviamente poi dopo devo recuperarlo dopo, non c'ho un momento in cui, ok, 10 giorni, non faccio più niente. Io posso decidere, tipo, oggi pomeriggio non c'ho voglia, non faccio niente. Questo ho la grandissima libertà di deciderlo, di farlo, e Ok. di... ma non ho la libertà, tra virgolette, di, ok, 10 giorni no. Ah, ok, Quindi curiosa sta cosa. un po' questo, dopo tanti anni, non mi pesa, però un po' mi Quindi farebbe. quando devi fare dei viaggi è difficile organizzarli. Per me è impossibile, per me è Ah. quasi impossibile. Ah, ok. Purtroppo l'ultimo viaggio che ho fatto è stato all'estero 7 anni fa, siamo andati a Angoulême, in Francia. Ah, sempre giustamente per fumetti. Giustamente. Tu in Francia vai a Parigi, vai a Nantes, vai a Lyon. No, vado ad Angoulême. Ok, giustamente. Allora, io ho la fortuna di avere una moglie e compagna di vita che più o meno ha le mie stesse passioni. Ah, anche lei fumetti a raffica? Ok. Sì, magari meno i giochi perché lei è meno competitiva, però fumetti, serie. Ah. Quindi è facile che ci troviamo. Okay. Però è interessante sta cosa. Sono stato in Francia, dove? Parigi, no, Angoulême. Io a sto posto, cioè, mi sta venendo una curiosità da matti perché più conosco gente nell'ambito del fumetto, più sento parlare solo di sto posto, cioè, mi sta venendo una voglia di andare. Molto piccola, molto ben organizzata da visitare, però immaginate come una fiera del Libro di Torino, però più piccola, molto Ok. seria, non trovi cosplay, non trovi niente che sia riconducibile alla pop art, alla cultura nerd. Lì il fumetto non è visto come cultura nerd, lì è Sì, visto come. però praticamente lì è sempre aperta sta fiera, cioè è sempre No, fumetti. la fiera si fa in Ah, un periodo. ok. Poi c'è su una. Angoulême viene attraversato un fiume. Da una parte si fa la fiera, dall'altra parte c'è il museo del fumetto francese, Ok. che quello già da solo andrebbe visitato, perché sono 3 piani di meraviglia, Ok. con tanto di volumi Ah. incatenati che puoi leggere. Ok. Quindi puoi Devo andare prendere, puoi incatenati. vedere. Beh, incatenati, ti mancherebbe. Ok. Allora, adesso siamo a poco dalla fine. Allora, G, Sbs S, T e W, Y. oh S S. facciamo S e poi lo più Senza una donna, cantava Zucchero. Ma senza una donna, sì o anche no? no, assolutamente no,
Nel senso che io devo essere sincero, avendo la fortuna di avere una persona con me che condivide buona parte delle mie passioni, ma avendo comunque un modo di approcciarsi a loro in maniera diversa, cioè l'avere una compagna di vita che ha sullo stesso lunghezza d'onda, ma che ha una visione diversa delle cose, è impagabile. Non è impagabile. Cioè, da solo non credo sarei così. Quindi no, mai, Bene. mai, mai. Non per avere la donna in sé, quando per avere una compagna di vita, se uno ha bisogno di una compagna di vita, poi se c'è bisogno di una compagna di vita, meglio per lui. Eh sì. Quindi dove? Allora, abbiamo detto V. V fatta, doppia V manca, casomai. Io Doppia V, allora abbiamo Wildcats, sì. Walker Texas Ranger o wrestling quello vero di una volta? Ok, Wildcats, tu immagino ti riferisci ai fumetti o Wildcats, Sì. i fumetti quelli della Image, immagino, sì. Ok. Allora, Texas Ranger no, lo escludiamo perché è, penso, una delle cose più tamarre che il mondo abbia mai conosciuto. Meno male che qualcuno la pensa come me. Io non so come hanno fatto ad avere un successo così. Allora, perché il wrestling, quello che io chiamavo il catch, quando noi chiamavamo il catch all'epoca, che c'era, Proprio agli inizi. quello l'ho amato totalmente. Eravamo ragazzine, vede comunque la roba lì. Ti accendeva della fantasia che non poteva, però ti direi Wildcats. I Wildcats perché sono arrivati in un momento della mia passione per i fumetti che era talmente bruciante che io in quel periodo riuscivo a leggere con la stessa passione Watchmen e la roba della Image, che è come che tu leggi Pirandello e i classici Harmony, capito? Sì, esatto. Nel senso, e per me la passione era la stessa, cioè le emozioni che riuscivo a avere, non dico che erano le stesse, perché da una parte c'è un capolavoro, da una parte metti un po' parte qui c'è la buona, però mi hanno accompagnato emotivamente per un certo momento della mia vita. In più, poi a un certo punto sui Wildcats c'è arrivato anche Alan Moore, che ne ha dato una loro versione meravigliosa, che se non hai letto, spero di sì, immagino di sì. Non so di che anni stiamo parlando, se mi aiuti con gli anni. Fine anni 90, inizio anni 2000. Ah, ecco, probabilmente sono proprio quelli che gli unici che conosco, forse allora. Cioè, quelli che conosco per primi, perché poi ho letto anche le versioni, quelle 2000 e passa, no? Allora, Però. sono i primi Wildcats, quelli scritti da Jim Lee, che boh, così, tirati un po' sgrossati, copie, un po' grossolane nella Sì, roba di Lee. conosco qualche cosa, sì, ok, sì. Poi a un certo punto l'Image, dopo qualche anno che andava, i fondatori di Image si resero conto che loro, per quanto grandissimi disegnatori, sono andati tutti a scrivere, facevano veramente la pietà e morte, e chiesero a grandissimi scrittori di collaborare, per cui all'epoca c'andò Dave Sim, mi pare, scrisse una storia di Spawn. Mi ricordo che cosa e Moore, Alan Moore scrisse per un periodo i Wildcats e poi fece 1943, che è un'altra serie che in Italia non è mai arrivata, che era meravigliosa, in cui lui creava a ritroso, cioè creava post tutta quanta la storia editoriale della Image, come se fosse una casa editrice nata negli anni 40, e i Wildcats suoi furono meravigliosi. Erano quelli in Infatti. cui praticamente il gruppo si divideva in due, i vecchi Wildcats andavano nello spazio, i nuovi Sì. Wildcats, e poi si è inventato il personaggio di Tao, che era uno dei personaggi. Esatto, che poi ha avuto la serie sua per i fatti suoi. Assolutamente, cioè, Infatti è personaggio quello il periodo che conosco dell'epoca, io. Quello aveva il potere di stare al posto giusto, al momento giusto, di fare la cosa giusta. è il periodo. Sì, ecco.
Capita, magari. Di solito nella vita normale succede proprio il contrario. Cioè... Ok, adesso ci rimangono, mi sa, solo tre, se non ricordo male. Allora, vai, vai, tranquillo. Eccomi qua. Sì, sì. Allora, ce ne mancano solo tre, siamo vai. A meno tre. E sembra quasi il nome del gioco, solo per vai. Una lettera. Non abbiamo GTO, abbiamo GTY. Vai con la G. Vogliamo GTY. Allora, la G. Ok. Gli anni 80, abbiamo detto, sono il centro dei tuoi argomenti principalmente. E dei video. È nostalgia o più amore? Adesso ti rovinerò un po' la cosa. È calcolo. Vabbè, ok. Vai, ok. Vai. Va bene. Allora, perché gli anni 80 tirano. Quando ho deciso di fare un canale, farlo in maniera un po' più seria, faccio un canale tanto per divertirmi, no? Ma lo faccio un po' per come progetto che poi magari mi porta qualcosa. Ho visto che si parlava tendenzialmente delle serie moderne. Mm. Cioè, tutti quanti inseguivano l'ultima live dell'ultima serie appena uscita. Sì, sì, ok. Fosse quella appena uscita, sempre sul... E io ho detto, ok, quello è inutile che competo con altri che magari sono da lì da anni, sono considerati autorevoli, che mi metto lì in competizione. Faccio una cosa diversa. Nessuno si occupa delle vecchie serie, se ne occupa fanno dei video un po' accrocchiati, cui prendono i soldi Wikipedia con un voice over, raccontano un po' le quattro cose che sanno tutti. Che tristezza. Si può fare di meglio. E mi sono messo lì e ho scelto gli anni 80 perché era comunque una nicchia che non era esplorata e che secondo me potenzialmente poteva avere un pubblico che poteva cercare roba nuova e che comunque me rendeva riconoscibile, ok? Il che non significa che non mi piacciono gli anni 80, cioè io ci ho passato l'infanzia davanti alla televisione negli anni 80, quindi sì, ovvio che mi piace, perché non puoi parlare per quattro anni gli stessi argomenti se non ti piacciono, se no diventi veramente male. Certo. Però io con l'idea che poi avrei allargato un po' questa nicchia, perché a me in verità non è che piacciono le serie degli anni 80, mi piacciono le serie, i telefilm in generale. Cioè, ancora adesso io guardo molte serie TV, quindi per me io amo trattare di storie, di serie, di questa roba, di fumetti, di questa roba, e quindi ho detto, ok, io inizio con gli anni 80, mi caratterizzo, faccio un piccolo nicchia di pubblico, poi piano piano allargo le maglie e comincio a parlare. Infatti adesso l'ultimo video che ho fatto parla di Dottor House, che è andato molto, è piaciuto molto, è una serie del 2008, pare, 2007. Ah, sì, ok. Quindi, non lo so, perché è una di quelle che non ho mai guardato. È un'ottima serie, non sì, capolavoro. Per carità, sai che per assurdo tutto quello che è il mondo ospedaliero, no? Quindi abbiamo un universo di serie, anche quello comico di Scrubs, per dire, non mi ha mai interessato nulla. L'unica... Ti perdi una bellissima serie. Per carità, ma ripeto, proprio quell'ambiente non mi è mai piaciuto nulla. L'unica che mi sono guardato e mi è piaciuta, e non vedo l'ora che arriva l'ultima stagione, perché c'è un finale della penultima stagione intenso, e ho guardato e ho amato, l'ho guardata solo per l'attore, perché io lo seguo da quando è bambino, vediamo se lo riconosci, bambino recitava in un film di Robin Williams dal titolo La musica del cuore. Io non lo so. Chi è? È lo stesso attore che ha fatto
Bates Motel. Ah, ho capito, capito. Adesso non mi viene il nome, però ho capito, capito. E che fate? Ecco. Che serie è? La serie è The Good Doctor. Ah, The Good Doctor, è vero, è vero. Dove fa l'autistico, storia vera, tratta dalla serie coreana, no? Sì, che sì, sia, sì, sia autistico, Doctor, sia, sia un Fon Savon, no? Sì, sì. E lui, Freddy Highmore, è grandioso, cioè... Io quando lo vidi da bambino in quel film mi venne la pelle d'oca, l'interpretazione che fece già da bambino in quel film, e poi se guardiamo tutte le altre che ha fatto, appunto da Bates Motel, un psycho giovanissimo perfetto, a questa The Good Doctor, cioè bravissimo, io proprio lo amo tanto, ed è l'unica serie di medical che sono riuscito a guardare. Quindi andiamo alla T, mi ha detto, GTY, no? Sì, sì. Allora, e qui, tu e tua moglie mi ricordate, sì, altri due marchigiani, Alvaro e Gnappetta, te li ricordi? Ti ci ritrovi un po'? Nel Fantazzolo. Mi è venuta da strafica. Un po', dai, no, ma cioè, per qualche motivo non so perché l'ho adorato io quel cartone animato lì, non so mai, non so se riuscirò mai a recuperarlo da qualche parte, ma io lo adoravo mai, 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 cazzo, quindi, sui cartoni della nostra infanzia Gnappetta era storica. E quindi, incredibile ma vero, finiamo questa avventura con la Y. Sì. E non potevamo non finire con qualcosa che riguardava il cinema. Yes Man. Sì. Yuppidu o Yamakasi, i nuovi samurai? Tre cose proprio agli antipodi. Allora, te direi Yuppidu perché è una delle cose più laterali e poco classificabili che uno possa aver immaginato, adesso, vedi? Perché ovviamente all'epoca era talmente folle che si poteva permettere di fare sta roba. Quindi Yuppidu perché rivisto con gli occhi dell'adulto dici, ma così, ma all'epoca questa roba la producevano. Sì. Vabbè, ma era Cent'anni, nell'epoca più alta, forse erano proprio altri tempi dove come diceva Frank Zappa, non so, c'è una famosa intervista di Frank Zappa dove dicevano quando ho iniziato io a fare la musica era più facile perché il produttore non ne capiva un cazzo di musica. Ok. E per cui diceva, ok, tu fai questo, vabbè, ti do i soldi, se funziona, funziona, se no non ti dico più. Per cui non ti rompeva i coglioni su come fare la cosa, qual era la cosa più commerciale. Il risultato contava. Sparava all'ingrosso, cioè sparava su un mucchio sperando di beccare. E quello però permetteva a gente, tipo Frank Zappa, di riuscire a produrre i dischi. Cosa sì, che adesso non funziona. Stessa cosa era per il cinema all'epoca. Se facevano 20-30 film all'anno, di quelli per il popolo proprio che portavano i soldi e poi si sperimentava producendo anche io più, capito? Magari okay, non funzionava, però ti dici, porca miseria, non ci hanno provato. Okay. Io sono un grande, allora, non cultore in generale di UPU o di Celentano, ma sono un grande cultore di quella roba che mi spiazza. Io quando io guardo qualcosa e che non riesco, cioè che mi colpisce perché non rientra nella mia cornice di cose, mi piace perché se mi spiazza mi piace, io l'adoro quando una cosa mi porta fuori dal conosciuto, mi interessa. Beh, al contrario, sì, se è una cosa che ho già visto dopo un po' metto di provare a interesse, ma penso che sia una cosa un po' nelle nuove generazioni, il problema nei tempi, nel mondo di adesso è il contrario. Adesso non vogliono cose che sanno riconoscere. Ah, ok. È più facile che la gente apprezzi roba
che già conosce, classica, diciamo, uguale a tutte le altre. Okay. Una cosa che già tu capisci, non devi stare lì a, ok, non esci dalla tua zona di comfort, quindi stai a posto. Il fatto che io arrivo a casa, non posso stare a pensare, me ne devo svagare, capito? Perché se io trovo una cosa che esce dalla zona di comfort, automaticamente non mi svago. E quindi praticamente mi sto accorgendo che sono vecchio, perché io una delle più belle cose che ho visto ultimamente, non penso che tu probabilmente l'avrai visto da cultore, e che mi ha proprio spiazzato, nel senso che non ho capito cosa stavo guardando e ci ho dovuto riflettere dopo, e ho detto caspita, mi sono perso nella sua profondità, è stato Spaceman di Adam Sandler. Esatto, secondo me è una meraviglia quel genere di cose, appunto, che se tu le guardi dici ma che cazzo sto guardando. Esatto. Però non riesci a non staccarlo, non riesci a non finirlo. Però è talmente fatto bene, talmente, perché ovviamente non è che allora io da appassionato dei fumetti, ma facciamo un attimo un discorso da appassionato dei fumetti un po'. Io sono stato un grandissimo amante di Pazienza e di Mebius e di Metal Hurlant, tutto il movimento quello. Che è successo? Questo però ha generato un gruppo di autori che è venuto dopo, che pensava che bastasse fare storie incomprensibili per essere fighi. Ah, sì. Quando non era così. Cioè, Mebius non faceva storie incomprensibili, faceva storie che tu facevi fatica a capire. C'aveva una loro logica interna, un qualcosa che ti... mentre nei metà anni 80 fino a buona parte degli anni 80, il 90, il fumettista che voleva fare il colto scriveva storie che non avevano senso né capo né coda, per il gusto di fare la storia alla Moebius, alla metà rural. Sì. Quello che sono sempre sul culo. Io amo roba che mi spiazza, ma che mi spiazza perché chi la fa sa quello che sta facendo. O per istinto, sì, o per mestiere, che però lo fa, capito? Non lo fa, sì, cioè, non fa una cosa che mi spiazza perché è buttata. No, infatti. E io, parlando sempre di cinema, un altro che non posso fare a meno di nominare, anche perché, caspita, non vedo l'ora di vedere il film nuovo, è Shyamalan. Sì, Shyamalan. I twist finali della maggior parte dei film, non tutti, ha fatto anche qualche cantonata, però la maggior, sì, parte di quelli degni di nota, c'ha di quei twist che dici ma porca di quella, come ti viene? C'è. Allora io sì, mi è piaciuto. Io premetto, non sono un espertissimissimo di cinema, sono un appassionato medio, non sono un grande espertone, però Shyamalan è uno di quei, essendo appassionato dei fumetti, lui credo che abbia fatto il massimo dei film sui fumetti del mondo, che è quello con Bruce Willis. Ok. Unbreakable. Unbreakable. Che secondo me è la massima espressione dei supereroi. Cioè uno dei ragionamenti dei supereroi più colti e più geniali che si possa aver fatto. E poi se guardiamo nella trilogia diventa un capolavoro. Cioè, no, ma già da solo quello lì. Sì, certo, già da solo, sì. Poteva morire lì quel film, poteva restare lì. Il fatto che abbia fatto la trilogia lo rende ancora più comprensibile, no? E va molto oltre. Però già da solo parte la ricostruzione del fumetto, dalla lettura di Miller e di Moore, e sceglie una direzione nuova, completamente spiazzante rispetto ai due. Già solo l'idea che lui, prima di sapere se era invulnerabile o meno, come cazzo faccio a saperlo? Me lo fa sparare addosso. Se mi spara addosso e non sono invulnerabile, sì, esatto. Sì. Geniale, cioè, porca miseria. Cioè, se non hai la consapevolezza di esserlo, come cazzo fai a scoprirlo? In un mondo razionale, esatto, non esistono. Mi dicono che io sono invulnerabile, ma io non ho prove tangibili. E poi comincia a riflettere, ah cacchio, è vero, non mi sono mai ammalato. Ah, è vero, ho avuto un incidente. È vero, non è vero, ma... sì. La parte più tosta... sì. Sono scivolato, sono caduto da un balcone... E non è successo niente, ma l'ha avuto culo, niente, però... È sicuro. Sì. Cazzo me lo dice che... sì. Sono invulnerabile, cioè se mi spara e non sono invulnerabile, che facciamo? Sono cazzi, no way back. No, bellissimo, bellissimo.
Beh, allora io direi che incredibile, ma vero, è passato un'ora e mezza, siamo arrivati alla fine di questo viaggio, di questa chiacchierata. Spero che tu ti sia trovato bene. Benissimo. Dal mio punto di vista è volata, se teniamo il conto che io vengo da 8 ore di lavoro, proprio non me ne sono accorto. E non posso fare a meno che ringraziarti. Qui sotto ti prego di condividermi tutti i vari link possibili affinché ti vengano a conoscere e seguire. Ragazzi, mi raccomando, chi guarderà, se non conoscete, andate a recuperare perché sono tutte cose fatte veramente in modo genuino, in modo approfondito. Quindi andate a conoscere, a sostenere, iscrivetevi. Per quanto riguarda me, continuate a restare sempre sulla campanella, così sapete cosa succede. A te, grazie ancora. Ti chiederei poi, dopo il video, di stare un po' così tra di noi. E niente, siamo arrivati. Però aspetta, io mi sento un po'. Cioè, parlavamo prima del paranormale. Io ho una strana sensazione. Non so se a te arriva qualche cosa, ma ho come l'impressione che stia per succedere qualcosa. Non lo so. Sì. Cioè, ma perché mi trovo di qua io? Scusa, no, scusa, fammi capire. Perché è il momento che adesso faccio io una domanda e tu Ma rispondi. come fai tu la domanda? No, scusa, ma che, cioè, vabbè che sentissi a casa. Oh, vabbè, dai, ok, ci sta. Ok, allora Ma vado. allora te, ma te, oltre a Ralph con i superpoteri, ma ce n'hai anche te superpoteri qua. No, no, questa è una cosa che ce l'ha. YouTube, passati 10.000 iscritti, ti danno la capacità di prendere il controllo di qualsiasi live. Ah, ok, Quindi, allora ho voglia di aspettare. Vabbè, allora, niente. devi sbatterti, crescere e poi dopo puoi fare Va casini sulle bene. live degli altri. E quindi Comunque, mi devi fare una domanda. Ok. esatto, non ti puoi sottrarre una domanda. Allora, la domanda è questa, e già un po' l'hai anticipato tu. Che cos'è che ti spinge dopo 8 ore di lavoro a collegarti e stare 2 ore a parlare di sta roba su YouTube? Qual è stata la motivazione forte? Perché è una motivazione forte? Beh, allora, diciamo che questo format in particolare, un po' tutto il canale, ma questo format in particolare nasceva dal fatto che inizialmente con i primi conoscenti avuti quando ho iniziato a relazionarmi in modo diretto con un canale che era quello di Manuel 8bit, no? Dove anche tu sei stato una volta, molto velocemente, ma ci sei stato, mi ricordo. E volevo sapere qualcosa di più di quelle persone che trovavo interessanti e curiose, perché al martedì si parlava solo di io ho comprato questo, io ho comprato quell'altro, no? Ma in maniera molto veloce, perché essendo tanti di noi, e volevo Certo. scoprire qualcosa di più. Allora ho detto, non posso fare l'intervista quella classica che fanno tutti, devo trovare un modo. Mi venne in mente questa cosa dell'alfabeto, no? E ho detto proviamo intanto con gli amici del canale. Poi mi sono accorto che non mi bastava questo perché io ho sempre pensato che la persona che tu vedi o che conosci anche nella vita reale ha spesso molto di più di quell'aspetto, di quella cosa che ti condivide. E per arrivare alla tua domanda, le 8 ore di lavoro, quando io dedico del tempo agli altri. Per far qualcosa che sì, certo, io ci guadagno la puntata, ci guadagno le 20-30 visualizzazioni, 100, però non ci guadagno niente materialmente. Però è bello, come ti dicevo prima, scoprire che quella persona ha fatto la stessa cosa o si ricorda la stessa emozione che ha avuto. Guarda, mi sono successe delle cose, velocemente ti rispondo. Ho fatto un'intervista con un giornalista. Che per me è stato un onore, no? Con un giornalista, e questo giornalista mi viene a dire che è stato allievo dello stesso maestro di arti marziali di cui era allievo il mio maestro e che era agli inizi anche il maestro mio. In paesi completamente diversi. Lui a Torino, mi sembra, se non ricordo male, io a Vicenza, o a Milano, e io a Vicenza, dove sono cresciuto, né? Incredibile.
allora dici, ma come caspita è possibile? O non so, per esempio, ho avuto un altro amico del canale che c'ha un canale, lo posso citare così vanno a iscriversi anche da lui, Peppe Varca Collectible, che si occupa di Hot Toys 1 a 6. Io gli faccio una domanda e gli dico, scherzando, vabbè, ma sarai mica un poliziotto? E scopro che fa il poliziotto. C'è un altro amico del canale, Blade 2, c'è un altro canale, non avrei mai detto, mai, da quello che, da come si presenta, da come si comporta, che sta studiando per avvocatura. Quando ve l'ha detto, ho detto, cosa, tu avvocato? E queste cose qua ti tolgono la stanchezza, perché tu le fai per gli altri, nel senso, tu vuoi che gli altri raccontino qualcosa di sé al mondo, oltre a quello che normalmente farebbero, e in un modo naturale. Per quello io ci tengo tantissimo che la gente si deve sentire a suo agio, non si deve sentire sotto interrogatorio, non deve avere le stesse domande. Una cosa che la gente non, spesso non crede, è ovvio che poi le tematiche magari tornano, no? Lo sport, la religione, i ricordi del passato, no? E questi ritornano, ma io faccio per ogni mio ospite domande pensate sull'ospite, e di solito non faccio neanche delle grandi ricerche, almeno che proprio ho bisogno, se per esempio ho un artista, allora lì c'è proprio un disegnatore o un pittore, no? Allora lì un minimo di informazione la vado a prendere, perché non vorrei fare delle cantonate, prendere delle cantonate, dire pan per focaccia, però non faccio mai una ricerca, perché attraverso il dialogo, attraverso la domanda che secondo me potrebbe aprire un mondo, spero che si apra quel mondo. E lì non sento più la stanchezza. Bellissima risposta. Ottimo, ecco. Ottimo. Non ho capito bene sta cosa qua dello switch, ma la scopriremo in futuro. A questo punto penso che possiamo salutare veramente i miei amici. Io comunque ti incateno ancora 30 secondi. Ragazzi, andate a sostenere i canali, perché i canali vanno sostenuti. Detto questo, ciao e grazie. Ciao a tutti, ragazzi.